Ciao a tutti ragazzi, sono Endorf. Oggi vi mostrerò in questo video come impostare Gran Turismo 4 su PCSX2 in modo da farlo girare il meglio possibile. Prima cosa, apriamo PCSX2. Mi raccomando, scaricate l'ultima versione, sia quella disponibile sul sito principale, quindi la versione stabile, oppure una di quelle versioni che aggiornano costantemente. Dopo vi lascio il link in descrizione. Una cosa importante da dirvi è che Gran Turismo 4 ha varie versioni in base alla regione in cui è uscito, come ogni gioco della PlayStation 2. È la versione PAL, quella europea, la versione NTSC, che è quella statunitense, e un'altra ancora, che è quella asiatica. Dovrete scaricare quella americana, perché rispetto agli altri formati, diciamo che prima di tutto ha meno bug. Cioè, quindi viene supportata meglio, diciamo, dall'emulatore. E soprattutto ha anche più FPS rispetto alle altre. Per esempio, la versione americana va a 60 fps, mentre quella europea a 50. Quindi, proprio per fluidità, si vede meglio quella americana. Se per questo, la versione americana è anche l'unica versione in cui si può cambiare, diciamo, la risoluzione dal gioco. Nel senso che si può cambiare da quella standard a quella 480p, quindi progressivo. E poi c'è anche quella 1080i in interlacciato, ma è meglio il 480p. Prima cosa, bisogna andare su configurazione e impostazioni di emulazione. Qui dovete copiare tutte le impostazioni come le ho messe io. Dopo dovrò chiarire un paio di cose per quanto riguarda queste impostazioni, vi farò vedere più avanti nel video. Stessa cosa qui, copiate tutte le impostazioni come sono. Qua non importa. Qua neanche. Ok, questa qua è la sezione delle speed hack. Mi raccomando, mettetele esattamente come l'ho messa io. Tranne questa qua, che dipende dal vostro processore. Infatti vi dice consigliato solo se possiedi 3 o più core. Se il vostro processore ha 3 o più core, lo mettete giustamente, se no togliete la spunta. Fatto questo, possiamo chiudere questa sezione e andare nella sezione video, impostazioni plugin. Qua diciamo che si fa un pochino più complicato, però come prima basta copiare le impostazioni come le ho messe io. Vabbè, questa qua è la parte della scheda video, diciamo. Renderer. E dovete mettere OpenGL perché rispetto a Direct 3D funziona meglio per questo gioco. L'interlacciamento va messo su Bob TFF. Se vi funziona male, per esempio se lo schermo diciamo continua a vibrare o comunque a fare effetti strani, durante il gioco premete F5 così da impostarlo in tempo reale, così vedete meglio quale funziona. Poi texture filtering, lasciate bilinear per evitare problemi con le texture del gioco. Questo va messo alla spunta, questo no. La risoluzione interna va messa a vostro piacimento, insomma. Quindi la lascio a 4x. Non mettete la custom resolution perché se non mettete, diciamo, uno di queste opzioni qua, il gioco probabilmente crasherà, quindi si chiuderà. MIP mapping lo lasciate su Basic, CRC Hack su automatico, va bene così. Ok, poi questa parte qua bisogna fare qua su Enable Hardware Hacks e poi si clicca qui. Si apre un'altra finestra in cui bisogna mettere Align Sprite e qua dove vi chiede i valori X e Y bisogna mettere 385 su X e 187 su Y. Questo qua serve per sistemare un bug dentro il gioco, che praticamente quando si vede la macchina in terza persona, nel momento in cui si vedono i cerchioni, si vedono girare in maniera strana, che come se non seguissero il movimento del veicolo, insomma. Poi qua su Blending Unit Accuracy dipende ancora dal vostro computer. Io l'ho lasciato su Medium. E se avete un computer di a fascia alta, lo mettete su High. Se vedete che vi dà problemi, mettete su Medium oppure su Basic. Ok, la parte video qua è finita. Se il gioco vi dà problemi, dovete
dovete cambiare o la risoluzione interna o il blending unit, o tutti e due, dipende dai problemi che vi dà. Prima vi stavo dicendo di alcune impostazioni che vi avrei fatto vedere più avanti durante il video, adesso ve le faccio vedere. Sono sempre queste qui dell'emulazione, no? Però prima volevo dirvi che qua, dove vi chiede modalità di clamping, all'inizio del gioco, quando stiamo facendo, diciamo, le patenti, bisogna lasciarlo su normale, perché se no, in alcune patenti, il gioco crasha, quindi bisogna metterlo su normale. Dopo fatto le patenti, si può mettere pure su completo. Stesso ragionamento qua, bisogna lasciarlo su normale quando si sta facendo le patenti, poi finite quelle, si mette su extra. Extra più mantegni segno. Adesso che avete finito di impostare PCSX2, adesso vi faccio vedere cosa dovete fare all'interno del gioco. Quindi lo avviamo normalmente il gioco. Ok, adesso che avete avviato il gioco, bisogna andare nelle impostazioni. Quindi o dal menu principale o dalla carriera, basta che entrate nel menu delle impostazioni. Andate nella sezione schermo e in video output mettete progressive. Fate ok e uscite. Questo qua si salva da solo. L'unica cosa è che ogni volta che riavviate il gioco bisogna rimetterla sempre questa impostazione. È un po' fastidioso, però è così. Dopo aver finito di impostare l'emulatore e il gioco, adesso vi farò vedere un po' di gameplay così per avere un'idea di come si vede. Yeah.
Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Se avete dei problemi, fatelo sapere nei commenti, così vi potrò rispondere. E niente, ci vediamo alla prossima.